E adesso vi parliamo di Eleonora Rocchini, corteggiatrice di Uomini e Donne di Oscar Branzani. Diciamo che è la vera rivelazione del trono classico del napoletano. Non fraintendetemi, non voglio con questo dire che sarà anche la sua scelta. Ma sinceramente è quella che ha dato brio ad un trono ancora mosciarello. Voglio essere precisa, non voglio dire nemmeno che è stata colpa di Oscar Branzani. Perché il trono, se proprio vogliamo fare due conti, è iniziato giusto un mese e qualche giorno fa. Insomma, il tempo per appassionarci non lo abbiamo avuto ed è un peccato, perché secondo me questo trono con queste corteggiatrici avrebbe anche offerto qualcosa di molto divertente. Insomma, Eleonora Rocchini è veramente uno spasso, lasciatemelo dire. Nell'ultima registrazione poi ha fatto una battuta al povero Oscar Branzani, per la quale io ho già prenotato popcorn e patatine, sappiatelo. Non ve la svelo, ma se volete ovviamente ci sono sempre le anticipazioni di Uomini e Donne. Ma facciamo un passo avanti. Infatti Eleonora, dopo la registrazione della puntata, ha scritto su Instagram un post che secondo me ci fa capire che è molto più presa da Oscar quanto io non avevo ancora capito.